come questo, che mi stupisce quando è intervenuto il leader cittadino del Movimento 5 Stelle nel domandarsi perché un consiglio comunale aperto al pubblico su una questione del genere, e soprattutto a dubitare se il giorno dopo ancora pascolerà questo gregge, se dubitare appunto sulla se è lecito o meno questo passaggio, dubitare su un'amministrazione comunale che si è costituita parte civile proprio contro quella cosca di cui si annovera un connubio che non sta né in cielo né in terra, visto la trasparenza appunto di questa amministrazione che decide con coraggio, perché come non è facile, sicuramente è doveroso ma non è automatico che un'amministrazione si renda protagonista nella lotta contro la mafia, ci mette il volto costituendosi parte civile, non è nemmeno automatico la sua trasparenza e il suo coraggio nell'esporre così pubblicamente sotto con la possibilità di dare voce a tutti, a chiunque, chi appoggia e chi meno su una situazione del genere. Una situazione che è grave perché quell'articolo di giornale è subdolo, non si limita a discutere di un problema, il quale può senza ombra di dubbio è esistente, un problema che, come già si è detto durante il consiglio, persiste ormai da anni e sicuramente la soluzione è in avvio. Qualche persona sono prese oggi la responsabilità, come il consigliere Coriani, che si prende una responsabilità proprio per non voler macchiare, più che altro si prende una responsabilità che forse nemmeno le è propria, ma che gli è stata affidata da un articolo che forse ha troppi fini, un articolo che usa troppi giochi di parole. E forse il Consiglio Comunale, che oggi il sindaco ci ha dato la possibilità, rendendolo aperto, di intervenire come Polistenesi, e volevo appunto cogliere l'occasione per dire che Polistena non è un paese di pecore e non esistono le pecore di Polistena. Noi come Polistenesi, dire una cosa del genere sicuramente non possiamo che rimanerne offesi, anche perché questo messaggio, questo secondo messaggio dell'articolo passa sopra delle persone, delle storie delle persone che ci hanno messo sempre la faccia in una lotta come questa. Grazie. Poter concludere questo consiglio comunale dopo anche una discussione che c'è stata e non si è limitata agli interventi dei consiglieri, ma è stata partecipata anche da cittadini ed esponenti delle forze politiche e sociali, perché come si è detto uno non può in una sede pubblica dividere la sua funzione politica dalla sua funzione civica, e questo è uno dei grandi equivoci della degenerazione politica che l'Italia sta vivendo. E credo che l'esempio è stato dato da Roberta Coriani è un esempio limpido di come la democrazia debba funzionare in certi contesti, nonostante in tal caso non si abbiano delle responsabilità dirette, perché le associazioni che sono state fatte, come riconosciuto da tutti, sono associazioni assolutamente allusive, improprie, che non c'entrano nulla con la verità dei fatti. Detto questo, voglio dire anche un'altra cosa. Io voglio ringraziare tutte le forze di polizia, carabinieri, vigili urbani che sono venuti qui stasera, hanno presenziato il consiglio, hanno assistito, hanno cercato anche di mantenere nell'esercizio delle proprie competenze il loro ruolo. Ma non ci sarebbe stato bisogno di una presenza, perché chiunque può venire, entrare in questa sala, fare il suo lavoro, svolgere in democrazia, seppure sbaglia in certi casi, il proprio pensiero. Mai ci saremmo sognati di respingere qualcuno, né di aggredire qualcuno, né di trasformare questo consiglio comunale in qualcos'altro. Mai è successo a Polistena, perché Polistena, io lo voglio dire, è un esempio
È un esempio di come deve funzionare non solo la democrazia, ma di come si esercita politica, l'esercizio della politica, l'esercizio anche della dialettica in questo Consiglio Comunale è un qualcosa che magari altri, in altri territori e in altri comuni non hanno. Quindi noi oggi abbiamo dato l'esempio di come si discute, di come tutti liberamente possono esprimere il loro pensiero ed esercitare il proprio lavoro. Venendo al merito delle questioni, io ho già detto nel mio intervento iniziale, ma vedo che su quanto abbiamo discusso c'è una sorta di unanimità. Voglio però ribadire alcuni concetti e anche raccontare alcuni episodi, perché è vero, qualcuno dice che la costituzione di parte civile può sembrare per alcuni, perché in alcuni casi è così, una cartina di tornasole, un atto quasi dovuto. Non è proprio così, ma io dico pure non dobbiamo far passare la costituzione di parte civile nei processi di mafia un atto eroico, purtroppo appare tale perché molte amministrazioni non lo fanno, o comunque l'uso dei beni confiscati, l'assegnazione dei beni confiscati alle mafie, ma io dico ci sono anche atti e situazioni che non si conoscono, che l'amministrazione comunale, le amministrazioni comunali nell'esercizio proprio quotidiano del loro ruolo debbono compiere. Io voglio dire, visto che qua ci sentono tutti, noi abbiamo revocato una autorizzazione di polizia mortuaria, sapete perché? Perché ritenevamo che su questo tipo di autorizzazioni, ed è la seconda che revochiamo, non ci possa essere un beneficio del dubbio. E quindi se verifichiamo che ci sono dei cari dipendenti, situazioni che potrebbero anche compromettere la linearità, vista la particolare situazione, vista la particolare, diciamo, autorizzazione, che è un'autorizzazione di polizia, noi abbiamo, come dire, per questo tipo di autorizzazione sempre vigilato con quattro occhi, ci siamo assunti la responsabilità di revocarne una. Sapete come è andata a finire? Che la ditta ha aperto una altra autorizzazione, altra scia, quindi ha ottenuto, come dire, un'autorizzazione se non tramite concessione, tramite autocertificazione presso altro comune, e quindi autorizzata ad esercitare anche sul nostro territorio, perché è così su tutto il territorio nazionale, questo tipo di attività. Beh, voglio dire che ci sono state due situazioni diverse. Noi lo abbiamo fatto perché abbiamo avuto una linea, ed è proprio quella la linea che particolari autorizzazioni cosiddette di polizia devono essere assegnate a persone integre sotto ogni aspetto. Altre amministrazioni la pensano diversamente. Questo qualifica poi il modo di essere di un'amministrazione, però non posso accettare che ancora oggi, e lo voglio dire pubblicamente, davanti a tutti, anche davanti alle forze di polizia, che scrivono su Facebook con la complicità del comune di che? Scusate, il comune ha fatto un dovere, forse oltre, diciamo, le sue competenze, assumendosi una sua responsabilità, come è avvenuto in passato anche per un'analoga situazione che poi ci ha visto anche vincere il ricorso che ci è stato fatto dinanzi al TAR, e però si scrivono sciocchezze. Ma noi non è che possiamo andare dietro a coloro i quali denunciano cose che non esistono. Attenzione! Perché le montature sono anche queste, non sono solo montature giornalistiche come questo caso delle pecore, ma ci sono anche situazioni che diventano ingovernate quando poi dietro non ci sono le persone che magari dovrebbero filtrare il rapporto tra rappresentatività, quindi consiglieri comunali, persone che hanno un ruolo, e cittadini, quando poi vengono imbeccati in modo diverso. Qua ogni cosa è pretesto per andare contro il sindaco, contro l'amministrazione, non conoscendo i fatti, non conoscendo i fatti, e questo non va assolutamente bene, perché poi diventano casi giornalistici, altri prendono delle notizie e le utilizzano come vogliono, come ad esempio questo articolo di stamattina sulle vacche sacre al cimitero è derivato dal fatto della falsa informazione nei primi servizi che ci sono stati nei giorni scorsi, e quindi
si è mutuata una notizia inventata che alla fine ha degenerato in una non notizia. Eppure le testate che pubblicano queste notizie sono testate autorevoli. Allora ci dobbiamo mettere d'accordo. Sono delle fake, come le chiamano oggi? Se sono delle fake, tutti abbiamo il dovere di indignarci, perché dobbiamo tutelare prima ancora dell'immagine e della dignità di Polistena, dobbiamo tutelare la verità. Noi siamo per la verità dei fatti e non temiamo, proprio perché siamo per la verità delle cose, nessuno, né casi giornalistici, né inchieste giudiziarie, né gentaglia, perché di fronte alla gentaglia non abbiamo mai piegato la testa e vogliamo continuare su questa linea. Perché quando io salgo sul palco e dico che pubblicamente davanti a 300-400 persone che c'è qualcuno che gira per Polistena e cerca di essere osannato, abbracciato e riverito, lo dico sul palco pubblico di Polistena davanti a 500 persone, allora queste cose contano. Quando un sindaco dà dei segnali chiari, queste cose non parla nessuno, che sono gesti quotidiani che non sono nemmeno documentabili da atti amministrativi, ma sono parole forti. E quando io mi assumo delle responsabilità, e lo faccio consapevolmente e coscientemente, lo faccio perché ci tengo che Polistena non torni mai più indietro su certi temi. E la lotta alla mafia è partita da Polistena proprio quando è stato costruito questo municipio, quando sono state respinte le organizzazioni criminali che volevano mettere le mani sull'appalto del comune. È partita da lì e ha avuto una funzione anche civile, di crescita civile, morale e sociale della nostra comunità. E non siamo venuti qui a dire oggi che la mafia non esiste. La mafia esiste, la mafia c'è e c'è anche a Polistena. Ma siamo venuti a dire che Polistena, la Polistena onesta, non vuole avere rapporti e tiene lontane le organizzazioni criminali dal comune. Questa istituzione comunale, questo consiglio comunale innanzitutto, che rappresenta tutti, ma l'amministrazione comunale e questo sindaco sono totalmente schierati e hanno fatto una scelta, ma l'hanno fatta già da molto tempo, quando nel programma elettorale nostro noi abbiamo messo che la lotta alle mafie è al primo punto della nostra amministrazione, è la guida senza la quale non si possono compiere delle scelte negli altri settori amministrativi, nel sociale, nella aggiudicazione degli appalti, che determina anche scelte come la revoca dell'autorizzazione di polizia mortuaria di cui vi ho parlato poco fa. Quella è la nostra linea e la nostra guida. E poi voglio dire, guardate, se me lo consente il Presidente del Consiglio, io voglio far vedere solo questo manifesto, non per fare chissà quale teatro, però guardate, nel 2008 il mio partito, di cui ero io segretario, documentava le pecore che pascolavano nella struttura di Parco Juvenilia. Ero io segretario del partito, nel 2008 qua c'erano le pecore, dove oggi io, grazie all'impegno che abbiamo preso allora, abbiamo raccolto le firme, titolavamo dalle stelle alle stalle, facevamo una denuncia pubblica alla quale non è seguito nessuno scoop giornalistico. Non eravamo all'amministrazione, ma non abbiamo mai avuto paura di dire le cose come erano e di denunciare anche i fatti. Oggi qui, in questa struttura che è stata assegnata ai giovani, c'è un campo sportivo, c'è una struttura che è per il popolo, che noi siamo riusciti a bonificare e a dare in uso alla gente. Quindi guardate, noi non abbiamo paura, né qualcuno può avere dubbi che situazioni di questo tipo non potessero essere segnalate. Abbiamo già detto che se ognuno ha delle responsabilità, ognuno se le deve assumere per la propria parte. Quindi credo pure che, nonostante qui abbiamo fatto una retorica importante sulla libertà di stampa, la libertà di stampa va benissimo quando non diventa diffamazione, quando non diventa fango gratuito nei confronti di una comunità che comunque mostra all'esterno fatti e verità che sono
documentabili in qualunque momento. Quindi io credo che le cose stasera siano state condotte nella giusta direzione. Voglio concludere questo mio intervento, visto che sono stato sollecitato. Io non ho paura nemmeno di affrontare la questione anche in questo Consiglio Comunale, dove vorrete. Voi avete detto valuti il sindaco, bene, io ho già valutato, ma ho già valutato anche il merito della questione. Allora, la questione che mi riguarda è una questione che davvero si potrebbe ritenere anche scollegata rispetto a tutte le questioni che parliamo, ma non lo è, perché io dovete sapere, cari cittadini, che nel momento in cui ho messo piede al comune di Polistena sono stato più volte denunciato. Denunciato perché manomettevo le gare, denunciato perché presiedevo la commissione edilizia, denunciato perché spostavo un dipendente da una parte all'altra, denunciato per diffamazione, ho anche affrontato già un processo per diffamazione e sono stato assolto. Un altro è già in corso, quindi c'è già un altro rinvio a giudizio, sono sotto processo. Sono stato, ho dovuto poi difendermi rispetto ad altre questioni che mi venivano contestate, l'assunzione della dottoressa Raineri, ve la ricordate quella vicenda? Stranamente però sono gli stessi giornalisti che oggi montano il caso delle pecore, che facevano gli scoop che poi si sono rivelati bolle di sapone. Siamo stati con Politano, siamo stati raggiunti da un avviso di garanzia perché avevamo nominato una dottoressa che non doveva, secondo l'accusa politica, non doveva ricoprire, non poteva ricoprire quella funzione. Alla fine abbiamo parlato con i procuratori, ci hanno interrogato, hanno fatto giustamente il loro dovere e hanno assolutamente archiviato. Nonostante ciò, le stesse persone che fanno gli scoop giornalistici e le stesse persone che fanno le denunce, perché attenzione, noi subiamo denunce politiche, non è che subiamo denunce di cittadini, denunce politiche sono, perché si contesta in questa ultima vicenda che il sindaco avrebbe dovuto astenersi, perché attenzione, questa è la... avrebbe dovuto astenersi perché discuteva di una pratica edilizia che riguardava un suo avversario politico. Ma stiamo scherzando? Allora se questa è la tesi, io domando anche al consigliere Baglio, siccome è la stessa persona per la quale la delibera dell'approvazione del piano di recupero di quella commissione l'avete votata voi, allora due delle due l'una, voi avete votato, io ho votato contro, benissimo, mi assumo la responsabilità, ho votato contro, mi dicono che era un mio avversario politico, ma se era un mio avversario politico era un vostro amico politico. Se era un vostro amico politico, come io mi sarei dovuto astenere, anche voi vi sareste dovuti astenere. E non solo, il sindaco dell'epoca vota in consiglio comunale un piano di recupero che era della zia. Quindi là c'è l'abuso d'ufficio conclamato, perché si vota un piano di recupero a favore, senza nemmeno astenersi, non per un amico politico, ma per un parente. E oggi devo vedere che io, dopo che la casa è stata costruita come hanno voluto, il sindaco avrebbe ritardato la concessione del permesso a costruire, che tra l'altro non firmo io, ma firma il capo ripartizione o l'architetto Mammola. Ma stiamo scherzando? E io quando ero all'opposizione, allora domando a voi, ho fatto male a votare contro, perché avrei dovuto scrivere alla procura per dire guardate che il sindaco sta approvando un piano di recupero per la zia, così dovevo fare? Io non l'ho fatto perché io faccio politica, non ho montato casi giornalistici sulle pecore, ma ho fatto i manifesti pubblici nelle mani di tutti. Tutti potevano andare a prendere questo manifesto e dire c'è una violazione, benissimo, li perseguiamo anche d'ufficio. Io così, io faccio politica, le denunce politiche, non vado a perdere tempo a scrivere, a fare, a cercare di trovare il cavillo. Noi abbiamo sempre le stesse persone che ci bombardano, io ritrovo sempre nelle aule, anche di tribunale, sono sempre le stesse. Non io. Non sto parlando di lei, sono sempre le stesse, ma io se necessario vi chiamerò anche in questo processo. Vi chiamerò anche come teste, perché se voi avete votato, vi dovete assumere le vostre responsabilità.
perché adesso la croce non la può portare Michele Tripoli, che non ha sistemato né parenti né amici né buona fede, mai per tutelare un interesse personale, questo è anche documentato. O per esempio vedere il caso, ogni cosa diventa un caso. L'altro giorno ho visto una denuncia a Contrada Vacale, che c'era chissà quale discarica abusiva. Beh, Vacale è un torrente dove purtroppo l'inciviltà l'ha fatta da padrone e molti cittadini incivili, scostumati, non vogliono attenersi alle regole, buttano qualunque cosa nel torrente Vacale. Adesso abbiamo ottenuto un finanziamento, però io non ho visto queste grandi discariche a cielo aperto lungo le strade del torrente. C'era qualche frigorifero, c'erano molte buste di spazzatura, stiamo parlando di rifiuti comunque assimilabili a quelli urbani, però alla fine non è che ho visto tutto questo degrado. Quando uno legge e intesta in indirizzo alla procura, alla questura, lo può anche fare bene. Però voglio dire, se ci sono dei cittadini che buttano buste di spazzatura, è giusto che noi andiamo a pulire, ma dare un'immagine di Polistara come la città della spazzatura o la città delle pecore non è giusto, perché non è così. Ci sono i problemi, ma dobbiamo cercare di ricondurli nella loro dimensione. Qua per andare, sapete la sensazione qual è? Che per andare contro di me, cioè, si è disposti a qualunque cosa, anche a stare nell'ombra e ad agire nell'ombra e cercare di colpire ai fianchi o alla schiena. Io sono contento che stasera è venuto il Movimento 5 Stelle, finalmente, anche se cercava di un po' di ancora rimanere fuori, diciamo, da questo contesto, ma quantomeno mostrano la loro faccia e dicono le cose. Siamo qui per discutere, nessuno se li mangia, però è pur vero che non possiamo aprire casi come per esempio quello dell'isola ecologica, dove hanno creato un caso, vengono con parlamentari che nemmeno li abbiamo mai visti, tra l'altro, qui. Ma tutta questa attenzione per Polistere una volta mi fa venire qualche sospetto e non riesco a capire perché. Se si colpisce un'amministrazione che lavora, un'amministrazione antimafia, un'amministrazione che comunque fa delle battaglie con grande coraggio, un'amministrazione che esprime un partito politico che non ha rappresentanti né in Parlamento né alla regione né alla città metropolitana, e quindi, cioè, ma qua che si vuole fare? Cos'è questo accerchiamento contro Polistara? Che cos'è? A che è dovuto? Vorrei capirlo. C'è un tentativo di distruggere la mia persona? Ditemelo, se il problema sono io, ditemelo. Ma io credo che il problema non sia io a questo punto. Credo che il problema sia proprio prendere di mira una comunità che evidentemente si sta distinguendo non solo per la sua amministrazione, ma anche per tante altre cose. Una proposta di ordine del giorno: esame problematiche egregi con relativa esposizione mediatica e negativa della città di Polistera. Provvedimenti. Considerato che nei giorni scorsi la città di Polistena è stata investita da una campagna mediatica in negativo in relazione alla problematica delle greggi che transiterebbero nel centro urbano. L'attenzione è stata focalizzata non solo sul transito delle greggi in alcune vie dell'abitato, che certamente costituisce violazione del regolamento di polizia urbana, ma si è incentrata su altri aspetti lontani dalla problematica vera. In particolare, si è veicolato il concetto di pecore sacre con chiara analogia alle vacche sacre, vicenda quest'ultima oggetto di un recente dibattito iniziato negli anni 70-80, ma tornata di attualità, secondo cui sacri sarebbero gli animali di proprietà di mafiosi che vagano liberi, pericolosi e indisturbati nelle campagne circostanti. Non è il caso delle greggi, quando esse vengono accompagnate da guardiani facilmente identificabili. È evidente il tentativo del tutto strumentale che cerca con illazioni ed associazioni improprie di far passare un primo implicito messaggio di complicità da parte delle istituzioni locali che non interverrebbero per impedire il transito degli animali nelle aree urbane, perché le pecore sarebbero di proprietà di persone vicine agli esponenti della Cosca Longo di Polistena. È un secondo implicito messaggio, più falso del primo, che il transito delle pecore sarebbe universalmente consentito perché riconducibile a protettorati politici. In realtà la forzatura mediatica associa fatti non collegati, crea confusione tra pastori e proprietari delle greggi, definite intoccabili, fino a sentenziare uno scenario di presunti comportamenti omissivi, in particolare del comune e dei vigili urbani e di conseguenza di tutte le forze dell'ordine preposte al controllo del territorio.
Tutto questo costituisce complessivamente una rappresentazione distorta dei fatti e delle circostanze reali ed ancora peggio offre un'immagine caricaturale di Polistena che non meritiamo, in quanto la storia della nostra città è fatta, al contrario, di lotte per l'affermazione dei diritti nel nome di un'antimafia combattuta sul campo e non predicata. La montatura mostrata al mondo è la caricatura di una città di pecore che abbassano la testa o che sembrerebbe vivere di grettezza e allo stato bravo, o dove la recente relazione sentimentale, cominciata non molto tempo addietro tra una consigliera comunale ed un lavoratore, pizzaiolo polistenese emigrato, pastore per necessità, diventa elemento di scherno socialmente ripugnante, probabilmente frutto di una inaccettabile concezione borghese e bigotta di società classista, che classifica le persone in base al loro lavoro, alla loro condizione economica e sociale. A tutto questo, nel clima di confusione generale, di stamattina un'ulteriore bufala su Polistena, dove avremmo pure le vacche sacre a pascolare nel cimitero senza che nessuno glielo impedisse. Ritenuto che il transito delle pecore, seppure sia un fenomeno occasionale e stagionale che riguarda solo alcuni tratti di strade urbane, costituisce un'abitudine certamente scorretta, anche in passato oggetto di contravvenzioni e sanzioni comminate da parte della Polizia Municipale, che tuttavia non si sono rivelate sufficienti a correggere e risolvere definitivamente il problema. Esistono in particolare due greggi, di cui uno di stanza nella vicina Cinque Frondi, che muove in transumanza verso le campagne di Polistena. Occorre assicurare maggiore vigilanza per ripristinare l'osservanza da parte delle aziende zootecniche interessate, nonché di tanti comuni cittadini in possesso a qualunque titolo di animali, delle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento di polizia urbana, che si riporta per esteso. È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio. È vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali. È vietato lasciare vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico sulle terrazze, nei cortili, detti animali con o senza gabbione. È vietato il transito di greggi o altri gruppi di animali per le vie del centro urbano. Eventuali deroghe possono essere concesse in occasioni particolari dal sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare. È fatto obbligo ai proprietari di cani portati a passeggio su aree pubbliche e nei giardini pubblici di pulire qualora il cane defechi su dette aree. Verificato che, seppure il regolamento comunale non sia scrupolosamente tassativo sull'argomento, il sindaco attuale e quelli che si sono succeduti nel tempo non hanno mai concesso le deroghe previste dal regolamento per il transporto delle greggi nel centro urbano. Nei giorni scorsi, inoltre, sono stati effettuati controlli interforze coordinati dalla Questura di Reggio Calabria su attività ovinicole presenti a Polistena, accertando diverse irregolarità e comminando le dovute sanzioni. Serve comunque monitorare il fenomeno del transito in strada del centro urbano che, indipendentemente da come vengono gestite internamente le aziende, va bloccato. Il Consiglio Comunale di Polistena respinge il tentativo di far apparire Polistena una comunità omertosa che si piega ai mafiosi, abbassa la testa dinanzi ai prepotenti e indifferente rispetto ai problemi, ovvero di offuscare l'immagine positiva, limpida e trasparente della città e con essa l'operato del sindaco, dell'amministrazione, del consiglio comunale, di tutte le istituzioni, comprese la polizia municipale, le forze dell'ordine, che concorrono secondo le proprie competenze a garantire condizioni migliori di vivibilità e di sicurezza per i cittadini. Respinge altresì ogni retropensiero discriminatorio, reso amplificato mediaticamente, in violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, che così recita: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Respinge ancora ogni costruzione, allusione o riferimento artatamente veicolato a sacrali inviolabili e intoccabili, a mafie e personaggi ambigui che viceversa sono stati sempre tenuti alla larga del comune, grazie ad un preciso modo di essere e di comportarsi del sindaco e dell'amministrazione comunale, principi espressi fra l'altro al primo punto delle linee programmatiche approvate ad inizio mandato da questo Consiglio Comunale. Chiarisce che Polistena nel suo insieme
è stata, è e rimane centro di lotta per l'affermazione dei diritti, di battaglie per l'emancipazione sociale, per la dignità e la liberazione del lavoro dallo sfruttamento, di impegno antimafia che si rinnova costantemente nei gesti e nelle azioni dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità onesta e laboriosa di Polista. Ribadisce il proprio impegno nella lotta all'andrangheta, che tuttavia è ancora presente a Polistere sul territorio, e cerca di condizionare l'economia e lo sviluppo attraverso la costituzione di parti civili in tutti i processi di mafia che riguardano il territorio comunale, come fatto dall'amministrazione in occasione dell'operazione Scaccomando. Prende atto della lettera di dimissione del consigliere comunale Roberto Coriani e del suo contenuto, esprimendo piena solidarietà a seguito degli ingiusti attacchi subiti privi di fondamento. Difende la libertà di pensiero e di stampa quando essa è esercitata senza propositi diffamatori o diventa strumento premeditato a tavolino per offesa gratuita o, peggio ancora, per imprecisati scopi diversi da quelli della oggettiva informazione quotidiana. Impegna il sindaco e l'amministrazione comunale a valutare ogni iniziativa utile volta a tutelare in ogni sede l'immagine del buon nome di Polistena, nonché il segretario comunale a dare seguito all'indagine interna immediatamente aperta subito dopo l'esposizione mediatica, tesa a verificare ed accertare eventuali omissioni in doveri di servizio o anche in violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Impegna inoltre il comando della Polizia Municipale affinché i provvedimenti contenuti nel presente ordine del giorno vengano osservati per quanto di competenza, in particolare attraverso servizio di pattugliamento sulle vie urbane che potrebbero essere ancora utilizzate per il transito delle greggi, facendo osservare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento di polizia urbana e bloccare definitivamente il fenomeno del transito delle pecore per le vie del centro urbano. Assicura la piena collaborazione con le forze dell'ordine che diligentemente presiedono il territorio a tutela della sicurezza e della legalità, sostenendo qualunque forma di controllo e vigilanza utile a scongiurare il ripetersi di episodi analoghi. Sostiene infine tutti i sindaci e i comuni che nel proprio territorio, non a Polistena, stanno conducendo una battaglia per eliminare il problema delle vacche sacre, argomento ben più serio e complesso, immediatamente riconducibile a logiche mafiose di predominio e controllo del territorio. Questa è la proposta dell'ordine del giorno. Se ci sono osservazioni... Procederete legalmente, sindaco, qualora lo ritenete opportuno nei confronti di chi ha fatto questo attacco mediatico? Ma c'è un ordine del giorno che tra le sue indicazioni che dà all'amministrazione e al sindaco è di valutare se ci sono le condizioni o meno di poter avviare delle azioni che non per forza devono essere azioni legali, anche azioni politiche.